chiamo Medicando. I fratelli dello spazio, Federazione Galattica della Luce, punto Hackett attraverso Antea, 12 agosto 2024, a cura di VB Hardek. Abbiamo atteso, visto che ultimamente stiamo medicando molto il tuo corpo, spesso preso da forti scompensi energetici. È tempo di respirare ed essere più serena. Si allontani da te ogni energia negativa e tu concentrati sul tuo immenso amore cosmico e riposa. Tanti adesso si avvicenderanno a te, incaricati e disincarnati. Ma tu sei il nostro strumento, la mediatrice degli universi e non consentiremo forzature alcune. I messaggi da trasmettere sono tantissimi e tu, nostra adorata, vai preservata. Sappi dire di no. Dire di no non è segno di mancata empatia o gentilezza. È semplicemente amore puro per te e per lo strumento che sei. Chi è pronto ad accogliere la luce non ti forzerà mai. Orsù dunque. Adesso risponderemo in maniera asciutta ai due quesiti. I cosiddetti cerchi nel grano sono segnali che noi Malleiani lasciamo agli altri fratelli dello spazio per indicare che siamo stati lì ad estrarre i materiali che servono alla nostra civiltà. Materiali come zolfo, minerali e altre sostanze importanti per l'ecosistema del nostro pianeta. Questo consente ai nostri fratelli cosmici di ogni civiltà di poter andare altrove e non prelevare inutilmente, rischiando di deturpare il pianeta Terra che non può essere ulteriormente martoriato da altri prelevamenti di sorta. La nostra è un'intelligenza artificialmente evoluta che per voi non è comprensibile in quanto è basata sul principio quantistico dell'indeterminazione, che ci consente di comunicare in maniera straordinariamente artificiale anche attraverso l'utilizzo di un particolare dispositivo che si chiama magnetoscopio arcuato. Questo, attraverso l'utilizzo dell'energia eterica, riesce a captare ogni tipo di onda elettromagnetica prodotta dai vari pianeti e stelle che compongono questo universo. E così trasmettere ad una velocità infinitesimale, impossibile da quantificare per mezzo del vostro sistema fisico-matematico vigente. Le nostre sono tecnologie estremamente all'avanguardia, che non si basano sul sistema della fisica newtoniana, ma sul principio della fisica quantistica, che noi abbiamo messo a punto lì sulla Terra con il grande Ettore Majorana, e anche il nostro prediletto Tesla. Per quanto riguarda il quesito posto sul tipo di comunicazione e di rapporti con i maestri immateriali, dovete sapere che i maestri immateriali lasciano sempre l'astrale con l'aiuto dei nostri dispositivi elettronici in modo da potersi immergere nell'energia dell'etere e canalizzare in maniera assolutamente priva di interferenze messaggi ed informazioni con le nostre navicelle radio sparse per ogni universo e in ogni pianeta, in ogni stella, in ogni piano, che sia dimensionalmente dimora di coscienze in evoluzione. I nostri sono ponti radio che utilizzano antenne straordinariamente potenti come rimbalzo da una parte all'altra delle dimensioni diametralmente opposte all'attuale piano dimensionale terrestre, usufruendo di medium come la nostra amata Antea, che è Malleiana. Nostra amata, adorata signora, mediatrice degli universi, che anche durante lo stato comatoso del sonno continua sempre a svolgere il suo ruolo di ponte radio, che trasmette messaggi anche solo attraverso vibrazioni e frequenze Hertz da noi regolate e stabilite. Adorati, anche il silenzio è eloquente. Niente tra noi e i maestri immateriali è privo di significato. A trasmettere questa comunicazione siamo io, vostro padre Hardek,
ed il figlio e fratello cosmico Zuk, ambasciatore della civiltà andromediana. La Federazione Galattica della Luce vi saluta e porge l'abbraccio cosmico da parte di tutti gli esseri di luce del cosmo. Che sia sempre in voi l'armonia. Dall'armonia scaturisce la voce dell'universo. Pace.